Tra migliaia di salvataggi implacabili come il mare arriva la conta dei morti. 13 sono quelli accertati nello scontro avvenuto ieri tra un traghetto turco ed un barcone carico di migranti a largo delle coste della Turchia. 4 delle vittime erano bambini. I sopravvissuti all'urto con un traghetto non identificato sono 20, altri 13 risultano ancora dispersi. Sono stati soccorsi dalla guardia costiera turca. Erano a bordo di un'imbarcazione che tentava di raggiungere l'isola greca di Lesbo. Era una nave grande, racconta uno dei sopravvissuti. È successo alle 4 del mattino. Io e i miei amici eravamo 15, adesso siamo rimasti in 12. La barca era di colore arancione e nero, credo, era alta, almeno 3 piani. Abbiamo fatto dei segnali con delle luci, con dei laser, ma non si sono fermati. Nel corso di appena 24 ore sono state tratte in salvo più di 4.300 persone nel Mediterraneo in una ventina di operazioni differenti. Almeno un altro incidente grave si è verificato nelle acque del Mar Egeo. Un'imbarcazione di fortuna si è rovesciata. Non è chiaro quante persone esattamente si trovassero a bordo. Le autorità elleniche hanno tratto in salvo 20 migranti.